Ciao ragazzi, benvenuti a Un crimine al giorno. Per il 15 aprile lei non aveva nessuna intenzione di dividerlo con un'altra e lui l'ha divisa a pezzi. Questo è il crimine del 15 aprile e tanto vale andare a vedere direttamente quella che è la scheda che ho preparato per voi nella giornata di oggi. Siamo nell'anno 1924, 15 aprile. E siamo in un bungalow vicino a Eastbourne, nel Sussex, in Gran Bretagna. L'orario ovviamente non è precisato, così come non ci sono testimoni oculari. Quella sera Patrick Mahon, di anni 34, commesso viaggiatore, già sposato e tra l'altro con un'altra probabile relazione clandestina in alternativa a quella che aveva, insomma, con la vittima del crimine di questa giornata, tornò praticamente al bungalow per una visita, ecco, nel weekend a Emily, che non lo accolse bene come al solito, ma ebbe ad aggredirlo, insomma, fondamentalmente per una lamentela che evidentemente può essere anche considerata giustificata. Insomma, non ce la faceva più a vivere questo rapporto in clandestinità con Patrick Mahon. Il problema è che, appunto, come abbiamo detto, oltre a essere sposato, Patrick aveva anche una possibile nuova relazione. Da qui in poi, quello che è successo è stato, diciamo, descritto in maniera dettagliata da Patrick, che confesserà lo smembramento del corpo, quindi il depezzamento del cadavere, ma non confesserà il delitto. Secondo lui, i fatti sono andati in maniera, diciamo, opposta a quello che poi si presuppone e per cui è stato condannato, ovvero è stato lui a essere aggredito da Emily, che a quanto pare è andata fuori di testa, gli ha detto: tu allora, se non puoi accettare le mie condizioni, devi morire. Pare lo abbia aggredito con una scure, che è una delle armi del delitto, insomma, citato nel crimine di questo giorno 15 aprile. Pare gli abbia lanciato questa scure addosso, che questa scure si sia andata per un colpo di fortuna a infilare all'interno del bordo di una porta e non l'abbia colpito. A quel punto c'è stata una colluttazione piuttosto violenta, questo è quello che racconta lui, e al culmine di questa colluttazione, in cui lui diceva non riuscivo a contenere, diciamo, l'aggressione violenta della donna, ci siamo girati, combattuto, e alla fine lei è andata a picchiare con la testa contro la stufa. Io non mi sono reso conto subito di quanto grave fosse la situazione. Ha detto: sono impazzito, ho perso conoscenza, insomma, non ho capito esattamente bene che cosa stesse succedendo. È andato fuori, ha incominciato a piovere in maniera esagerata. Lui si è bagnato, poi è tornato dentro, si è tolto i vestiti e si è reso conto, insomma, ha cercato di rianimare la donna e non ce l'ha fatta. Si è reso conto che la donna aveva non soltanto perso conoscenza, ma era morta a causa del colpo in testa sulla stufa economica. Ecco, a questo punto avviene la parte del reato che viene ammesso da Patrick Mahon in tribunale, ovvero il depezzamento del cadavere. Prima lui taglierà praticamente le due gambe e poi spiccherà la testa dal corpo, mettendo le gambe tagliate a pezzi e la testa all'interno della stufa per bruciarla, anche con degli avvenimenti molto gore che vengono raccontati, insomma, con questa testa che pare abbia aperto gli occhi nel momento di maggior calore, nel momento in cui si infuocavano i capelli, eccetera. E poi il resto del corpo viene fatto a pezzi e messo all'interno di una valigia. Contemporaneamente, la sega, il coltello da cucina e la scure utilizzate insieme ai vestiti insanguinati vengono messi in un'altra valigia. Entrambe le valigie vengono momentaneamente portate a un deposito ferroviario, ovviamente recuperando un biglietto per la possibilità, insomma, di andare a recuperare queste due valigie. Lui effettivamente andrà a recuperare una delle due valigie e la butterà fuori da un
un finestrino di un treno in corsa durante uno dei suoi giorni di lavoro. Purtroppo, per lui, evidentemente, la moglie gli scovò in tasca il biglietto dell'altra valigia, quindi lui non riuscì effettivamente mai a recuperare, buttare via anche questa seconda valigia perché la moglie si mise in contatto con un investigatore privato, gli diede questo biglietto, il biglietto diede modo, insomma, di recuperare la valigia con il contenuto dei vestiti e delle armi, eccetera, che furono il principale motivo della sua iscrizione nel registro degli indagati e poi per la condanna a morte. Verrà giustiziato il 9 settembre 1924, non crederanno evidentemente alla sua versione di non essersi riuscito a difendere da questa donna che lo aveva aggredito in maniera eccezionale e quindi finirà in questa maniera. Questo è il crimine di oggi, 15 aprile. Lei non voleva dividere la propria relazione con l'altre, lui l'ha divisa a pezzi. Questo è decisamente. Ah, che bello, eccolo qua. Andiamo subito con StreamYard che ci fa il pollicione. Mi raccomando, domani sera iniziamo con la nuova rubrica di cinema Cinepatia con Alessandro Ponziani in diretta e giovedì siamo ancora nel macabro. Con il Pellegrino Macabro affronteremo la botteguccia dei sigilli, tutto ciò che riguarda BTK, Bind, Torture, Kill, Lega, Tortura, Uccidi, la parabola criminale eccezionale di Dennis Rader. Quindi domani 21:30 e giovedì 21:30, due dirette importanti per la botteguccia Crack Apart. Con il crimine di oggi abbiamo finito, ci vediamo domani per un'altra piccola pillola.